Questo è il mio piano per questi 15 minuti. Vorrei condividere con voi una definizione di ricerca clinica, non necessariamente la migliore possibile. Vedere in che misura la ricerca clinica si inserisce nell'ambito dell'obiettivo dello studio e del protocollo di ricerca, cercare di definire come si fa a definire la domanda clinica che è alla base dello studio. Quindi inizierei da una definizione della ricerca clinica che non necessariamente è quella che va considerata. Posso? Io posso, ma chi è questa? Probabilmente una definizione di ricerca clinica condivisa potrebbe essere questa che vedete nella diapositiva, cioè affrontare un problema clinico rilevante con lo scopo di conseguire un miglioramento della pratica clinica. Questa è la sublimazione, se vogliamo, della ricerca clinica. Non tutti sono d'accordo con questa definizione. In altri settori c'è una necessità, una ricerca, se volete, più esplorativa, che non è necessariamente legata ad un problema specifico, ma investe sul conoscere in quanto tale anche a futura memoria. C'è la possibilità che alcune innovazioni possano derivare da qualcosa che in quel momento non è chiaramente definito. Quindi questa è quella che seguiamo noi che crediamo nella ricerca clinica impostata in una certa direzione, ma credo che sia necessario rispettare anche dal punto di vista di coloro i quali non vedono questo legame così preciso con un problema clinico specifico o con la soluzione dello stesso. Quando si parla di domanda clinica ci si pone, ma insomma, cosa ci dobbiamo chiedere? Dove sta questa domanda? Voi avete forse visto questa diapositiva al corso che abbiamo fatto al Ministero della Salute l'anno scorso. In realtà viene da un'indagine che abbiamo fatto nel 2012, Gualberto l'ha riportata anche negli atti del convegno, in cui si fa vedere quello che abbiamo fatto un giorno con gli specializzandi nel 2012, questo è un giro in corsia di un giorno, dalla mattina fino alla sera, e si valuta in che misura quello che noi facciamo tutti i giorni sia evidence-based. Non sto parlando solo di terapia, sto parlando di tutta una serie di atti che in qualche maniera noi facciamo, credendo che gli stessi siano ipervalidati. Questo è il risultato. In pratica, se voi guardate i livelli che hanno, gli studi, gli atti, scusate, che hanno un'evidenza elevata, 1A, sono il 14% di quello che noi facciamo. Circa il 36% non ha nessuna evidenza, che non significa che sia sbagliato. Dico solo che è qualcosa che non sappiamo se è stato effettivamente validato. Ripeto, parliamo dall'inserimento di un catetere a permanenza in un paziente con ictus, nel fatto di mettere steroidi in una situazione cutanea. Non parliamo necessariamente dei massimi sistemi, ma questo è quello che accade in una comune corsia. Quindi voglio dire, trovare una domanda clinica, uno study question, che sia utile nella pratica clinica quotidiana non è così complesso. Basta in buona sostanza seguire uno di questi aspetti. Quindi quando andate a vedere quello che è stato definito l'itinerario della ricerca clinica, che prevede una domanda da soddisfare, un nuovo intervento, la metodologia di clinical trial, il cambiamento della pratica clinica, questo aspetto qui non è per un clinico praticante un argomento così difficile, perché alcune volte uno si arrovella il cervello nel dire ma questa domanda clinica, ma qual è, cosa devo fare? Basta che segua la sua pratica quotidiana e si ponga i problemi nella vita stessa. E quindi questo rende tutto un po' più semplice, apparentemente più banale, ma io direi essenzialmente più semplice. In che misura la domanda clinica si rapporta con il protocollo e con gli obiettivi dello studio? In maniera sostanziale. Se voi guardate quelli che sono gli elementi fondamentali di un protocollo di ricerca clinica, io qui ne ho numerati 10, qualcuno ne scrive 12, qualcuno ne scrive 8, è abbastanza chiaro che questo aspetto, cioè l'obiettivo dello studio razionale, sono all'inizio. Ci sono dei protocolli, soprattutto quelli regolatori, che cominciano con la frase: questo studio viene condotto secondo le regole di cui clinical practice. Bene, rispettabilissimo. Un protocollo di ricerca clinica, non necessariamente regolatorio, inizia con lo scopo dello studio. Quello studio viene fatto per questo motivo. Quindi vediamo come questi due aspetti si realizzano nell'ambito del protocollo. L'ideale è che tu, direi più che l'ideale, direi obbligatorio quasi, che tu abbia un'ipotesi predefinita quando analizzi la ricerca alla base dello studio. Questo appare ovvio oggi. Nella ricerca clinica degli anni 70, 80, 90 non era così. Si mettevano insieme un po' di pazienti e poi si vedeva quello che si trovava. Quindi è importante che si vuole fare una ricerca,
che può dare qualche buon risultato, di avere un'ipotesi definita, e questa viene espressa dalla domanda. È bene avere un obiettivo generale che in genere un cambiamento, un miglioramento del public health, profilassi della trombosi venosa profonda, migliorarla, avere un obiettivo specifico nei pazienti che vanno incontro a chirurgia laparoscopica, con un background biologico, se volete, epidemiologico clinico, cioè quel problema è clinicamente rilevante, quell'azione che stiamo esplorando, non so, ad esempio inibizione del decimo rispetto al secondo, ha una valenza anche di natura biologica, quindi la ricerca clinica vera è quella che in realtà si coniuga con un background biologico senza confliggere con la stessa, e questa è la sublimazione della ricerca in quanto tale, cioè un obiettivo clinico ma anche un obiettivo biologico che viene esplorato. Per quanto attiene invece al razionale dello studio, quello che voi scrivete nel protocollo, questo è completamente permeato dalla cosiddetta clinical question, in cui voi dovete essenzialmente fare due cose in questa parte del protocollo, cioè spiegare qual è la rilevanza epidemiologica del problema che state affrontando ed anche in qualche misura, se sei uno studio di intervento, cercare di delineare quali sono le probabilità che questo vostro studio abbia un qualche risultato. Quindi nel background dello studio questo va detto, e vedete che questo fa parte integrante della domanda alla base dello studio. Come poi si circoscrive, qual è il frame della ricerca clinica? È necessario in maniera assoluta avere alcuni elementi di base. È necessario che quando voi pianificate uno studio e formulate una domanda, abbiate una visione completa del problema che state affrontando. Ben triste sarebbe se voi studiaste un aspetto che è stato già studiato 2 anni fa o risolto. Quindi questo significa avere alla base di questo processo una revisione veramente completa della letteratura sull'esistente. E questo che va portato nel background dello studio e che poi porta a formulare una domanda. E anche avere un'idea di quanto sia buona, che qualità abbia questa review sistematica, che porta a definire in maniera chiara quello che è lo stato delle conoscenze in quel momento. E usare tutte queste informazioni che derivano da questa review sistematica nell'ambito del clinical trial oppure della ricerca che voi state formulando. Se voi vi proponete di studiare, cosa che stiamo facendo in questo momento, se i NAO sono efficaci nei pazienti neoplastici, dovrete sapere cosa c'è fino adesso su quell'argomento in letteratura e al limite vedere cosa c'è di neoplastico negli studi che sono stati fatti con i NAO. È imprescindibile una conoscenza del background per poter pianificare correttamente una domanda. Come si fa questa review della letteratura? Lo affronterete in maniera dettagliata nella parte successiva dello studio, però bisogna tener conto di avere una domanda chiara, di ricercare tutti gli elementi che sono utili per acquisire i dati importanti, avere un'idea degli studi che sono elegibili per il vostro scopo, estrarre questi dati, fare una meta-analisi, perché no? Molto spesso voi andate a pianificare uno studio per superare una situazione di incertezza. È il vero motivo delle meta-analisi, che non è quello di pubblicare qualcosa, ma quello di superare quello che una volta era il beta error, ancora adesso è il beta error, ma sembra che qualcuno si sia dimenticato, cioè il fatto di avere piccoli studi che vengono messi insieme per vedere se quella ipotesi può essere testata in uno studio singolo. E poi ovviamente anche nel corso della pianificazione dello studio avere un'idea precisa di quello che sta accadendo, aggiustare il disegno del vostro studio per quanto possibile alle nuove acquisizioni che vengono svolte. Come si può fare questo? Credo che questo lo affronterete con grande precisione nelle relazioni successive. Una possibilità è quella di usare lo schema PICO proprio nel framework della vostra domanda. Quello che si fa per le revisioni, cercare di impiegarla nell'ambito dell'acquisizione dei dati che vi consento di formulare una domanda. Cos'è lo schema PICO? Forse ne parlerete nel dettaglio nelle relazioni successive. Definire P, il paziente che voi volete in qualche maniera valutare, l'intervento, che sia un farmaco, una procedura diagnostica che volete valutare, il confronto con quello che viene fatto e l'outcome che si considera. Questo è un esempio banale per far vedere che non stiamo parlando di cose astratte. Un setting, in questo specifico caso il paziente che ha uno stroke ischemico, vogliamo studiare se la compressione pneumatica intermittente confrontata con che cosa, con niente, ha come outcome
la prevenzione della trombosi venosa profonda. Quindi la revisione della letteratura come background necessario, insostituibile per pianificare uno studio correttamente, ma non solo la revisione in quanto tale, ma il concetto astratto, ma è seguita secondo criteri che consentono acquisizioni reali. Solo due parole per ciò che riguarda il disegno sperimentale e la domanda alla base dello studio. Non voglio veramente annoiarvi sui momenti fondamentali della metodologia clinica di uno studio, voglio solo farvi vedere questo aspetto e vorrei concludere o quasi con questa considerazione. Guardate il disegno dello studio come parte di un progetto integrato e vi voglio sottolineare questo aspetto qui. Cioè, esiste un disegno sperimentale ideale per qualsiasi studio clinico? La domanda è probabilmente, la risposta è probabilmente no. La domanda è legittima, la risposta è probabilmente no. Ciò che intendo dire è che il disegno sperimentale dello studio, quindi uno studio randomizzato di intervento rispetto a uno studio epidemiologico, va in qualche maniera adattato alla domanda alla base dello studio. Quindi vedete come di nuovo la domanda alla base dello studio è essenziale nella sua clinicità per definire anche la metodologia di ricerca. Mi spiego, ci sono alcune situazioni, alcune domande che non possono prescindere da uno studio di intervento randomizzato, in doppio cieco, quello che voi volete. Ci sono altre situazioni nelle quali questo non è necessario. Uno studio a coorte, prospettico, può essere altrettanto efficace, anzi, se permettete, più opportuno. Quindi il concetto di fondo è che nella relazione che esiste tra disegno sperimentale da un lato e domanda alla base dello studio, è la domanda che prevale. Nel senso che il disegno sperimentale va adattato alla domanda stessa, quindi non tutti vogliono fare uno studio randomizzato in doppio cieco di 5.000 pazienti. Questo alcune volte è auspicabile e necessario, se la domanda è di un certo tipo. Se la domanda clinica è un'altra, non necessariamente questa è l'ipotesi migliore, si possono percorrere altre strade. Quindi il subordine che esiste tra il disegno sperimentale e la domanda alla base dello studio, che ahimè è una domanda quasi sempre di tipo clinico. Per ciò che riguarda l'analisi, anche questo è un aspetto importante, perché ne cito solo un dato. Gli studi, come voi sapete, possono essere di due tipi, studi di superiorità o studi di non inferiorità. Voi sapete in questo momento, con l'avvento dei NOA, quanto si è detto sulla non inferiorità, di bene, di male, di così così. Di nuovo il mio punto, la mia tesi che sostengo in questo momento, che in realtà non esiste il fatto che sia meglio l'uno o sia meglio l'altro. Uno dice, ma è meglio lo studio, dicono alcune persone, specie qualche persona che parla sempre in televisione, no, con il colletto bianco, dice, ma dice, bisogna fare lo studio di superiorità, ma dove è scritto, dove è detto? Ci sono delle situazioni cliniche, sono delle domande nelle quali lo studio di inferiorità è perfetto. Quindi di nuovo il mio punto è quello di dire che è la domanda alla base dello studio, quello che voi cercate, che dà i tempi per non solo il disegno dello studio, ma anche per l'analisi dello stesso. Quindi sono degli studi di inferiorità che sono non solo opportuni, ma sono addirittura ideali. Qui ci sono alcuni esempi, e con questo mi avvio alla conclusione. Se voi state studiando un farmaco che è altrettanto efficace ma più sicuro di un altro, è non inferiore sul piano dell'efficacia, cioè forse a qualcuno dà fastidio che non sia superiore, ma al clinico, cioè se voi potete usare un farmaco nella terapia della trombosi venosa profonda in paziente oncologico orale che è non inferiore a 6 mesi di eparina non frazionata, pensate che sia rilevante? Anche il paziente pensa che è rilevante. Poi ci sono altri esempi, come il discorso del prezzo, il fatto che sia più pratico, il fatto che sia usato in maniera più propria. Quindi, di nuovo, non fatevi prendere dall'idea che ci deve essere un disegno perfetto. Esiste una domanda alla base dello studio alla quale si aggiusta tutto quanto il resto. Io con questo concludo, so che credo superato di 1 minuto il mio tempo. Volevo solo dirvi che tutto quello che ho detto è molto sgrammaticato, molto parziale, vi sono delle fonti molto autorevoli, questo è un classico che voi vedrete molte volte, questo è un altro testo molto più complesso, che è lo Spilker, che si usa soprattutto per chi deve pianificare studio di tipo regolatorio, quando c'è scritto veramente tutto quello che serve per pianificare uno studio. Quindi in buona sostanza io mi accontenterei se rimanesse questa idea, che la domanda alla base dello studio ha una valenza clinica fortissima, quindi se è un clinico a porla sarei contento, pur essendo aperto a tutte le altre possibilità, e che la domanda alla base dello studio è la stessa che influenza il disegno sperimentale, l'analisi e l'interpretazione dei dati. Grazie per la vostra attenzione.